E salve a tutti amici cupariani e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi un video molto diverso dal solito. Facciamo una specie di Q&A, cioè è un Q&A o un FAQ, però lo voglio chiamare Questions, proprio con scritto COO Questions, come se fosse Cooper, insomma, bla. Avete capito il gioco di parole. Allora, io non so se riuscirò mai a guardare la webcam o qualcos'altro perché non mi riesce, però vediamoci, proviamo. Allora, io ho chiesto sulla community tab che potete trovare andando sulla pagina del mio canale dove c'è video, playlist, eccetera, c'è anche community, che quando pubblico qualcosa esce su telefono, però uno sul computer se lo deve andare a cercare. Però lì ci pubblico tanti aggiornamenti e tante altre cose, quindi vi consiglio di andare lì come vi consiglio di andare su Facebook e su tutte le cose in descrizione. Allora, dicevo, ho chiesto sulla community tab di farmi delle domande che ci ho provato un sacco di volte, ma nessuno se l'è mai inculato. Però l'ho chiesto sia su Facebook che su Instagram. E quindi ho un pochettino di domande a cui rispondere. Chissà da quanto verrà questo video, magari viene 2 minuti. E vediamo se. Non ho fatto proprio la scaletta delle domande. Semplicemente le riprendo e poi vedo un po' quale scegliere per prima. Però, allora, c'è il signor Anonimo, quindi perfetto. Perché non porti Rainbow Six Siege o Insurgency Sandstorm? Allora, intanto Insurgency Sandstorm ho pubblicato un video il 2 marzo, che per me è oggi. Più a un altro in precedenza, più una live. Comunque, Insurgency Sandstorm lo sto portando. E Rainbow Six Siege. Allora, non sei il primo che me lo chiede. Altri mi hanno chiesto: perché non porti Rainbow Six Siege? Però non ho voglia di trovarmi una squadra con cui giocare. Perché dovrei trovare gente brava con cui giocare. Non ho voglia di rimetterci la testa su quel gioco. E c'è ancora problemi di hitbox, insomma, non è che mi va a giocare un gioco competitivo con dei problemi, però proprio non mi va di riscaricarlo e giocarci e tutte queste cose, quindi Insurgency Sandstorm lo porto e Rainbow Six no, Rainbow Six no. Poi c'è il signor Fabio Orfè che ci chiede: cosa ne pensi del fenomeno Battle Royale? Potrebbe influenzare nel bene o nel male il futuro del mondo videoludico? Allora, secondo me il Battle Royale personalmente è una bella mod cioè un bel gioco. Alcuni sono fatti di merda, però in sostanza è bella quest'idea dove ci sono 100 persone che si sfidano e devono arrivare alla fine. C'è chi l'ha gestito un po' di merda, secondo me, come Ring of Elysium, perché 4 persone alla fine possono vincere salendo sull'elicottero, quindi non è che ci sono tutte le squadre o i soli, insomma tutte le persone si combattono per arrivare primi, ma si combattono per salire in 4. E se siete rimaste per dire 4 squadre da 4 alla fine e uno di ogni squadra sale, automaticamente vince tutta la squadra, quindi tutti sono vincitori e secondo me è un po' stupida questa cosa. Però potrebbe influenzare nel bene o nel male il mondo videoludico. Secondo me nessuno delle due, perché è un tipo di videogioco come può essere un MMO, come può essere un gioco single player, sono giochi a sé. Quindi il Battle Royale è un tipo di gioco, l'MMO è un tipo di gioco, l'horror è un tipo di gioco, un genere, survival e così via. Quindi secondo me non lo può influenzare in nessuno dei due modi, semplicemente. Come qualsiasi cosa, c'è cioè a chi piace, a chi no. E a me personalmente mi piace, soprattutto Apex Legend, perché quello è fatto bene. Cioè, è fatto bene. È fatto bene, cioè, si vedono i giochi fatti bene e fatti male, tranne dei problemi, alcuni seri, però sostanzialmente è fatto bene. Poi c'è il signor Only Dan Here, quindi ciao Dan, perché non so che è una vita che mi segue. Stiamo ancora aspettando Oxygen. Allora, per chi seguisse la community tab, io feci un post dove scrissi: guardate, a me interesserebbe portare questo gioco, Oxygen non include, che è un gestionale, già, giusto per provare a portare un gioco diverso nel mio canale, proprio diverso agli sparatutto e cose del genere.
E in diversi mi hanno detto che potrebbe essere un'idea interessante. Il gioco comunque c'è a chi interessa, vediamo un po' come potrebbe andare. Però, come ho scritto in un'altra, insomma, in un altro post, sempre della community, che ora devo riuscire ad usare le parole giuste perché sono sotto NDA. Uscirà, cioè, ora non è che uscirà, però mi arriverà una chiave di un gioco che non è un gestionale, però è più o meno simile, diciamo, insomma, è una cosa dove bisogna costruire robe, però tra non molto, dipende quando esce questo video. Potrò dirvi di più e preparerò un video sul canale. Quindi mi manderanno la chiave di questo gioco, dove mi concentrerò su questo perché penso di essere l'unico italiano che lo giocherà in anteprima come content creator, perché mi arriva la chiave da content creator, essendo che l'ho richiesta. E sono stato messo in lista e mi è andata bene, insomma, mi hanno scelto e ci sono tante altre novità che potrò dire più avanti, per ora non posso dire nulla. E quindi Oxygen Not Included non lo sto portando, avevo già registrato 4 video ma non lo sto portando proprio per questo motivo, perché uscirà questo, quindi dedicherò molto più tempo a registrare un sacco di video per quando poi potrò caricarli. Poi abbiamo altre domande, non so quante, non tantissime, però ne abbiamo altre. Ad esempio, il signor Eugenio Coti ci chiede: ma Escape lo hai abbandonato? Perché non butti un video ogni tanto mentre cazzeggi o crei delle challenge personali? O se no Rainbow Six Siege? Allora, Escape from Tarkov. Allora, un conto è l'abbandono o è la pa e c'è la pausa. Sono in pausa da Escape from Tarkov per... E tante persone sono in pausa da Escape from Tarkov perché dopo 2 anni che gioco con problemi mi si appesantiscano le palle. Per dirla, insomma, papale, papale. E non ce la faccio a giocare con tutti questi problemi. Quindi preferisco aspettare che lo aggiornino. Tanto quando mi andrà di rigiocarci, ci farò qualche videozzo, mi inventerò qualcosa e lo porterò. Non l'ho abbandonato, sto solo aspettando la 0.12, dove aggiungeranno l'hideout, che mi hanno mandato la mail a gennaio del 2017, mi sembra. Mi hanno mandato la mail a gennaio del 2017 dell'hideout. E sta per uscire, esce quest'anno, quindi 3 anni. No, 2 anni, scusate. 2 anni per questa cosa. Non mi piace un po' come opera la Battlestate, sono sincero. Sono troppo lenti, dovrebbero riuscire a fare di più, perché insomma c'è gente che si sta rompendo il cazzo, però se non ce la fanno, pazienza, pazienza. E Rainbow Six, insomma, l'ho già detto, non mi va proprio di riaprire quel gioco. Poi c'è una domanda barra non domanda, ma la trasformiamo in una domanda, di Guglielmo Garavini, che è sempre collegata a quella di Eugenio, perché dice: concordo con Eugenio, qualche video in più di Tarkov mi piacerebbe molto. Un video su Interchange con una spiegazione nel dettaglio delle varie possibilità di loot nei vari negozi e magari vari raid al Kiva per vedere le varie possibilità di spawn delle armi. Allora, Interchange non mi è mai piaciuta come mappa. Inizialmente sì, perché era quella che girava meglio e non c'erano gli scav. Però era quella che mi piaceva meno di tutti perché ti davano 50 minuti, era buia, le persone se la camperavano a merda e quindi è stupida. Secondo me è stupida come mappa, cioè se io voglio fare un raid dovrebbero farlo di mezz'ora massimo o anche di meno, in modo che le persone vadino. Va bene che è un gioco tattico dove devi avere il tuo tempo, eccetera, ma se io giro tutta la mappa per 30 minuti e quando sto per uscire mi ritrovo uno che era fermo lì magari da 30 minuti e mi accoppa, mi fa incazzare. Quindi Interchange non mi è mai piaciuta come mappa, quindi non l'ho mai giocata e non mi sono mai interessato a conoscere bene gli spot di loot e così via. Quindi
Per questo non farò mai un video su Interchange di queste cose, proprio perché non mi ci sono mai messo a volerle imparare per bene. Tipo ad esempio come gli spawn delle varie chiavi di custom e altre cose, quelle le conosco, come cose su Factory e tante altre cose le conosco, ma Interchange proprio non mi ci sono mai messo. E queste mappe poi al chiuso mi stanno iniziando a rompere un po' i coglioni. Ne vorrei qualcun'altra all'aperto e vedremo. Poi c'è il signor Sebastiano Sergio, il signor Seba, che se qualcuno segue su Tarkov, insomma, in diversi miei video gameplay, che anche lui ci si mette con Tarkov. Secondo me dovresti tornare a portare Tarkov, te lo dirò sempre. Mentre Apex lo porterai ancora, sai bene che sei forte, devi mostrarci la via. Allora, Apex, quando ci gioco anche con te o tipo alienato, mi dimentico sempre di registrarci. Quindi se mi ricordo di registrare, lo porto. Insomma, se lo porterò. Però penso di aver fatto una cazzata anche a caricare 4 video quasi tutti subito, perché... cioè il primo 1300, poi 400, 300 e 200, tipo caricati mi sembra uno al giorno, mi pare, non lo so, forse ne avrei dovuto caricare una settimana. Quindi non saprei se io magari mi ammazzo per riuscire a fare una partita bella e caricarla e non raggiungo il niente, mi scoccia un po'. Però comunque lo porterò, quando mi ricorderò di registrare lo porterò. Poi passiamo su Instagram, dove ho ricevuto solo 3 domande. Partiamo da una, da il nostro Skillaci, che non mi sbaglio dovrebbe essere il lupo sul tubo barattolo. Voglio una serie di Dark Souls 1, 2 o 3? No, non lo riscarico, non ho voglia. Sono proprio la persona sbagliata per portare un gioco del genere, quindi niente. Poi, signor Raffino Bel Bambino, il mio amico Raffi. Ciao Raffi. Allora, che avete visto anche nei video di Ant Showdown. Ti venderesti mai ad uno sponsor solo per soldi, anche se non c'entra nulla con il tuo canale? Allora, dipende, perché se fosse adesso che ho 1700 iscritti, arriva questo e mi dice ti do 500 euro per sponsorizzare questa cosa e sono delle mutande, lo faccio. Cioè... invece di rompermi il cazzo per 800 euro al mese in gelateria, altri 500 euro in più per mostrare un paio di mutande, lo farei, mi venderei, sì. Poi magari più avanti non lo so, perché magari un giorno, cioè mai, se potrò fare diversi soldi con YouTube e non avrò bisogno di fare sponsor inutili, non li farò. Però se mi succedesse uno sponsor che mi dà diversi soldi adesso, lo farei. Sì. Poi siamo giunti alle ultime 2 domande. Il signor Mr. Fox, ciao signor Grey, che vi ricordo che in descrizione trovate in fondo i miei amici streamer, dove c'è anche il signor Grey, quindi allora seguite in live. Fai sesso a pagamento? Se facessi sesso a pagamento non ero qui a fare video su YouTube. E poi passiamo all'ultima, ma non meno importante, domanda che ce la fa il signor Gianluca Vignoni. Questa è una bella domanda. Cosa ne pensi dei froci? Al giorno d'oggi è una bella domanda, perché c'è chi odia i froci per nessun motivo, perché sono persone normali. Ai tempi ammazzavano addirittura i froci. E comunque, rispondendo alla domanda, io dei froci penso che mi piace il